Siamo nel chiostro del palazzo erroneamente detto Vanvitelliano ed ex convento dei Domenicani del 1500 con il dottor Tiziano Citro, responsabile di Irno Festival. Dottor Citro, che senso ha riproporre una iniziativa come questa, almeno anche a San Severino? In effetti l'Irno Festival nasce nella Valle dell'Irno, soprattutto a Mercato San Severino, nel lontano 1999. Quindi da quando è nata l'Irno Festival è stato proposto a San Severino e poi si è sviluppato negli altri comuni della Valle dell'Irno. Quindi c'era sembrato doveroso ritornare a Palazzo Vanvitelliano perché è un luogo storico ed è suggestivo per un concerto di chitarra sirena, uno spettacolo chitarra sirena come questo di questa sera. E per quanto riguarda le altre zone della Valle dell'Irno? Allora, l'Irno Festival in effetti è iniziato il 26 agosto con la Tosca all'Arena del Mare di Salerno, poi siamo stati a Baronissi il 29 agosto con il Quintetto 900, poi ci siamo spostati in Costiera Amalfitana a Maiori, a Palazzo Mezzacapo con i tre tenori accompagnati da un'orchestra di 70 elementi. Questo è il quarto appuntamento, chitarra sirena, un viaggio nel mito della sirena Partenope. Domani sera siamo a Pellezzano al Teatro Comunale con la fisarmonica di Daniele Ingiosi che ci proporrà un viaggio da Napoli a Buenos Aires. Infine il 20 di settembre saremo a Bracigliano nella chiesa di San Giovanni Battista con un soprano e voce e pianoforte e per finire saremo al Teatro dell'Università Fisciano il 26 di settembre con uno spettacolo di Lello Giulivo. Come coinvolgere le giovani generazioni? Le giovani generazioni bisogna coinvolgere soprattutto facendole conoscere la musica classica, la musica colta, spettacoli di un certo spessore perché la televisione purtroppo o altri modelli di comunicazione ci propongono sempre spettacoli di bassa lega o spettacoli che non hanno cultura oppure che non propongono niente di nuovo. La musica dunque come veicolo di cultura e comunicazione? Assolutamente sì, perché la musica è nata come comunicazione tra gli uomini. Thank you.